tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xyoder. Io sono la Fami. Oggi ragazzi è domenica e come ogni domenica noi ci abbiamo due clan che i bauli del clan proprio Shamanafata babudoio finiscono del sabato. Purtroppo non ha ancora imparato bene a parlare al sabato. Comunque buona domenica epica. Buona domenica epica, è vero ragazzi. Oggi vogliamo aprire i due bauli del clan insieme a voi ragazzi. Speriamo di avere un po' di fortuna con la leggendaria. Hai trovato la leggendaria nei bauli omaggio? Ora non li ho aperti. Sì, ma loro non lo sanno, pensano che già li hai aperti. Ah, no, io non dire no, che non lo sai. Nel mio clan gli ho detto che facevo un video. Molto bene, molto bene. Allora, ragazzi, siamo a 4402 trofei. Il deck lo conosciamo a memoria. Andiamo a scaldarci un po' le mani mentre siamo la Pami ragazzi, va a commentare. La Pamina va a commentare. Siamo contro Sassa degli Empiric BR. Molto bene. 4410 di trofei. Vedo che stai imparando a commentare egregiamente. Lo apriamo con due arcieri, uno alla derecha e uno alla chierda. Una chierda alla derecha. E lui viene col mago di ghiaccio. Via. Allora, che io gioco se tu commenti? Ecco, lui dà i pipi e lo spiritino del ghiaccio anomalo. E lui va perché con l'orda di è anomalo il mio spiritino del ghiaccio. Vai, vediamo. Signora Longari, e lo vedo. L'armata. Arriva l'armata, bene così, ragazzi. Con mette giù la pecca. No, il pecca. Vabbè, ma loro non lo sanno che è femmina. Sì, digli è il pecca. Femmina, la pecca. La pecca. Poi mi dice la pecca. È l'unica al mondo che dice la pecca. Anche se in realtà è veramente femmina. Bene, proviamo. Vai, vado. Un po' esagerato questo. La torre di giallo. Attenzione, vediamo se il nostro peccone. Non l'ha tirata, però si è messi bene. Lui è sotto perché ha giocato 2002 una 2002 contro 2009. Si è messi bene. Lui è sotto, c'ha una torre inferno di là. Dovrebbe aprire coi luridi. Secondo, apre con uno Grider. Glielo giriamo, non c'è problema. Dobbiamo giocarlo un filo più di là, così l'avrebbe preso anche la torre di destra, ma vedo che non c'è nessun problema per un pelo. Anche perché ho recuperato un punto di Elisir, così counterandogli lo Grider con il cannonau di Sardegna. Ragazzi, andiamo ancora e di nuovo. Ancora con gli arcieri. Arcerelli. E lui arriva con l'orda di sgherri. Va bene, l'ordina. I tuoi minions. Addirittura il mega stronzo da dietro, ragazzi. Va bene, non c'è niente da ridere, c'è da piangere qua. Sì, ma lui gioca i luridi ed esattamente la fireball va dove doveva andare, ragazzi. Meraviglia delle meraviglie, i mega attacchi. Andiamo a counterare i luridi. Ok, col cannonau di Sardegna spostiamo nuovamente lo Grider. Guarda che giocata, guardala qua. Look this play. Non è finita. Lui ha giocato il mago infame. Noi abbiamo il nostro suino che salta. Attacca. No, era ovvio. Non pensavo avesse. Va bene, però lui è andato sotto ancora di uno giocando così. Non c'è problema. È andato sotto di uno. Pisciatelli nuovamente. Con arcieri un po' alti. Bene, gli arcieri alti. Perché sono io che li divido. Come cacchio faccio a giocare qua, ragazzi? Ho sbagliato. Non sapevo cosa piantare giù. Sì, quello non è un problema, neanche questo è un problema perché glielo vado a palla a fuocare, è più un problema quella torre lì. Volevo tentare un re. Ho perso la partita. Ho perso la partita, mi gioca i luridi, se me li gioca. No, forse non l'ho persa, però potevo vincerla molto più facilmente. Sì, meno male che non è capace di giocare. Siamo fortunati. Allora, bene così, non questo magari non aveva mana. Sì, sicuramente non aveva Elisir, mana lo dicevo io. Oh, attenzione, va bene. Potevo vincerla questa partita. Sono riuscito ad andarmela a bruciare. Però aspetta, non è finita. Lui gioca. Esatto! Esattamente la torre lì la doveva giocare. Dai che ripartiamo. Guarda il Psycholog. Look this Psycholog. Vai. Almeno una. Era giusto che ce li avesse. Era ovvio che ce li avesse. Gliene tira una. 5,98. Che infame maialone. Dobbiamo farcela così, ragazzi. Devo riuscire a giocare un altro Grider. Quello lì al 10 non dovrebbe farmi la mia torre di destra. Non ce la dovrebbe fare. Parte il mio, lui ha la torre. Non ha la torre, era ovvio che non ce l'ha. Oh, e invece ce l'ha. Quinto non l'avesse. Aspetta, non doveva avere la torre. 200. Oh, peccato. 5, 4, 3. 2. La dovevo vincere io questa. Ho sbagliato a giocare. Cosa devo fare?
Magari abbiamo fortuna, ragazzi. Magari abbiamo fortuna con il baule del ca... Lì ho sbagliato a giocare quel pecca lì. Non sapevo cosa mettere giù. Dovevo andare a pallafuocare i barbarozzi. Va bene, ragazzi. Baule del clan 10 dai. Su 10. Dai, dai. Dai. 1620 di gold, molto bene, a 50.000 ragazzi, cannone al 12, non vedo l'ora. 12 Tesla, queste no, queste no, vediamo un pochettino. Ah, che male, 34 orde di sgherri non mi servono. Sei mini stronzi, questo invece ragazzi non lo uso più, non lo uso, però lo tengo. Non mi dispiacerebbe avercelo al 10, potrebbe rientrare di prepotenza nel deckat. Ma cosa me ne faccio dei 72 luri di cavernicoli scelti, porca vacca? Niente leggendaria, niente leggendaria. 122 royal, a meno che non arrivano delle epiche adesso, ma credo sia molto difficile. Ed infatti arrivano, dai, dammi almeno il pecca, dammi il pecca. Tre pecca, ragazzi, no, sono tre orde di scheletri, purtroppo. Niente di... che schifo. Niente di buono, ragazzi. Beh, lo sapete, adesso ci spostiamo nel profilo della Pamina. Swiss! Ed eccoci qua, ragazzi, nel profilo della Pamina. Ci siamo anche oggi. Ah, mi si è attivata, che ore sono? È tardissimo. Mi si è attivata la modalità quella notturna, ma voi non lo vedete, perfetto. Sono nel mio cellulare. La Pamina, ragazzi, anche lei, il baule del clan 10 su 10, anche lì c'ha il baule leggendario. Lo andremo a aprire nel prossimo video, probabilmente di martedì, ragazzi. Ma andiamo subito subito a farci una bella partitina in ranked, vediamo se riusciamo a salirle un pochettino. Siamo contro Expedia dei Bagui. Credo si dica Expedia, sinceramente. Expedia, credo. 3261 trofei. 3260.000 trofei. Vediamo se io il tuo deck non lo riesco a capire, il tuo deck non lo... A che livello c'è la palla di fuoco? Non si sa. Cioè, la strega al 7, ma non riesco a capire il tuo deck, non riesco a capire bene così. Mi raccomando, il gigante abbinando sempre ai minions. Il gigante abbinando sempre ai minions. I minions li devi mettere attaccati. No, non li devi mettere attaccati. Sì. Perché se li metti attaccati c'è dei casini. Aspetta, c'è un peccone che... No, le streghe per difenderti col peccone. Metto giù le streghe per difendermi col peccone. Va bene, stronza notturna dietro. Allora, piano. Canica stronzi, mettigliela. Non gliel'ho messa canica co. Aspetta, perché vedi, perché tu perdi? Perché non c'hai l'idea di giocare, no? Non c'hai l'idea. Sono dei pisciatellini, ragazzi. Look this, look this. Yes, we can play the Night Witch in a really good thing. Sono al suino, ragazzi, andiamo a sbombardarlo. Andiamo a sbombardarlo, ragazzi. Vediamo col bombardino sul suino. Bombardino sul suino. Ma è ovvio che... Ma non devi pensare che ogni truppa non deve toccare la torre. È il modo migliore per sbagliare. Non è finito, non è finito. Wow, il mini squinzi. È una sbrinzacchiona dai mini. Cioè non dai mini, dai bombarolo. Va bene, abbiamo fatto male, abbiamo fatto... Stai calva, 1389, hai un deck del cacchio, non l'ho mai capito. No, sei un deck di... Ma c'hai le carte a livello 30.000, sei a 4.200. Ma più di una persona mi ha detto che è forte il mio deck. Ho capito, ma non è possibile che tu... Sarà anche forte, ma grazie al pinguino sei a 4.260. Vabbè, ma tipo... perché io non gioco le One vs One. Ho capito che giochi One vs One, perché non hai... Non c'è una strategia in questo deck, non c'è. Daglielo al mio figliolo. Ma smettila allora. Vediamo di ripartire. Attenzione a tutti, che qua stanno... sta un po' degenerando la situazione. Cioè, quindi cosa dovrei fare? Giocare un'altra strega di qua? Aha, sacrifico un giant proprio easy. La strega ci pensa, al bombardino. Prot. E quindi vado a girare un secondo giant. Non capisco. Cioè, tu fai un cycle giant. Non mi è chiara la strategia. Allora, mettiamo giù un'altra strega, giusto che ne abbiamo tante. Vediamo un pochettino se ha senso giocarla così. Secondo me no. Secondo me no. Però va bene, lui ha il principe Nigga. Non dovrebbe esserci nessun problema. Vediamo la witch. Ok. Attenzione al Suez, ragazzi, attenzione al Suez. Molto bene, il Giant può tranquillamente, e come dice la Pami, abbinare il gigante agli sgherrini potrebbe essere una buona soluzione. Andiamo, arca di quella porca, venuto a tirarlo, però vado a prendere il mini. Però vado a prendere il mini. Attenzione un attimo, bene così. Aha, molto bene, molto bene. Ma è ovvio che vinci, hai le carte altissime. Cioè, nel senso, è ovvio che vinci.
Allora, aspetta ancora, che qua mi cazzo lui mi gioca lo Grider. Noi intanto andiamo a salvare di qua. Andiamo a salvare di qua. Benissimo il Giant. Benissimo, ma come puoi ben vedere c'è ben poco di strategia in questo deck. Cioè, butti roba avanti e speri in Dio che vada bene la giocata. Dai. Ma è così, è così. No, non è no sì, te lo posso garantire. Perché tu sai giocare solo... Non è vero. Non so giocare a Rider, una merda. Non è proprio quello, aspetta. Merda. Adesso fermami lo Grider che sta per mandarmi. Sì, mettici i pisciatelli. Ma non ci metto i pisciatelli con lo stregone dietro che spara. A spruzzo spara lo stregone. Aspetta un attimo, cioè, se riusciamo a pareggiare questa partita possiamo ritenerci no, miracola. Ma è ovvio che ce la fa. No, ce la... non lo so se ce la fa. E lei che non può, non... cioè, ha giocato per tutta la partita, saprai le sue carte. No. Ma come no? Hai visto che vince con la fire. Ma per forza è un deck che non ha senso. Ma smettetela. No, smettetela. Bevo dell'acqua, non ha senso questo deck. Smettila, non è vero che non ha senso il mio deck, il mio amato gigante con la mia amata strega. Va bene, ma non puoi avere 7000 carte che costano 12. Ma smettila. Prego, tutto tuo, tutto tuo. Mi spingere via così, mi spinge via. Guarda, spero che trovi un buco del culo, spero. Vediamo se lo trovi proprio bello lì. Speriamo che buco del culo. Vai, vai. Speriamo che non è come il tuo schifoso. Attenzione, ragazzi. Ho dei peli nel buco. Allora, quello, basta! Basta! Ci sono i bambini che guardano. Per favore, non degeneri, non degeneri. Allora. Cioè, in mente una scena, ragazzi. Sì. Wow, che schifo! Ce l'ho in mente anche io. Quella della Liguria. Quella della Liguria. Wow, con le gambe aperte. Allora, aspetta, andiamo avanti. E tu quale basta, ma anche quella ci avevo in mente. Super like, ragazzi, per no, le scene. No, basta dire buco di culo. 7 skip, 1620. Cosa sono le skip? Non lo sa. Gli skipandi. Gli skipandi sono. Va bene. 12 Non mai un video serio, non faremo. 12 scheletri mi piacciono. La ride genera. Sì, 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 pure. Sì. No, calma, calma. 32 barbari scelti. 32 numeri di cavernicoli, non male. Oh, 7 razzoni di... Questi non li usi, questi non li usi, però sei messa... 57 Giant! Che schifo, che schifo! 139 Arcieri! Non poteva darmeli a me, non poteva! Ma dai! La strega, te la dà! Che schifo! Che schifo! Vabbè, ragazzi! Ma lo fai uno screen? Ma porca miseria, siamo qua a lavorare! Ti vuoi anche gli screen, ma non pubblicarlo su Instagram oggi. No. Mi raccomando, poi mi gli spoileri la roba. Beh, ragazzi, questo era il baule tutto, della pan. Tutto, ragazzi, se vi è piaciuto un super like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ragazzi. Noi ci vediamo presto. Ciao.